Ex lunge. Forma Zigna. Buonasera, il menù di questa serata prevede insalata di farro, dopodiché peperoni, patate e salsicce o fagioli al sugo e salsicce, dopodiché c'è acqua, vino e bevande assortite. Io ho preso l'insalata di farro che comprendeva, era compreso nel menù, e come secondo, che hanno condiviso anche i miei amici commensali, abbiamo preso patate, fagioli e salsiccia. Tutto buono, la festa è ottima e il vino anche scende bene. È una bella festa, merita di essere vissuta. Abbiamo fatto la cottura della birra e qua stiamo mescolando per alzare la temperatura, per estrarre gli zuccheri dal mosto, gli zuccheri dal cereale.
abbiamo il malto d'orzo, lo mettiamo in acqua, lo portiamo a una certa temperatura e tramite delle reazioni chimiche si estraggono gli zuccheri dal chicco. E questo è quello che stiamo facendo adesso. Poi tra un po' la filtriamo, risciacquiamo le trebbie e poi facciamo la bollitura con il luppolo. E tra un mesetto ce la beviamo, dopo la fermentazione ovviamente. Questa birra è buonissima. Noi beviamo la birra da quanto? Da tanti... 30 anni. Poi la sta birra sono... La birra artigianale buonissima. Buonissima. Salute. Facciamo la salute dalla birra. Della birra. Questo è l'angolo di Lucullo all'interno della Nox Alba di Corfinio. Abbiamo ricostruito alcuni piatti, diciamo così, di ispirazione italica, no? Un po' tra il gioco e la serietà. E comunque in ogni caso abbiamo tenuto conto degli ingredienti locali, quindi abbiamo i ceci che sono tipici delle nostre zone interne, abbiamo ad esempio delle crepe, ci siamo anche divertiti un po' nel cercare sapori che vengono anche da terre lontane, come era tipico della romanità. Infatti abbiamo un hummus che è tipico delle zone medio orientali, che è un piatto importato da una delle tante colonie romane. Non manca il gran turco che viene dal Sud America, però ci piaceva comunque questa suggestione, e devo dire che mi sembra che tutto vada bene, la gente apprezza questo tipo di sapore. Sto facendo una corona di peperoncini piccanti, in modo che lo abbiamo per tutto l'anno, si conserva per tutto l'anno, si fa seccare all'ombra e niente, rimane così. Italici, l'imperatore Claudio in persona vi porta il saluto di Roma. È un grande onore per me ed un privilegio essere qui a Corfinium, capitale della Lega Italica, ribattezzata Italia. Vi ringrazio per avermi invitato per il secondo anno consecutivo alla vostra festa, la Nox Alba dei popoli italici. Cittadini di Corfinium, è giunto il momento. L'imperatore, nella sua immensa magnanimità e per amore del popolo, gli offre i gladiatori. Vi presento il Mirmillone, grande e forte. Il Mirmillone ricorda una creatura marina, famoso per la sua rete e il suo tridente. Ricorda Nettuno, dio del mare, è acerrimo nemico del Mirmillone, che spesse volte intrappola nella rete per poi mettere fine alla sua esistenza. Il Secutor, può ricordare il Mirmillone, gente, ma attenzione, non confondetevi. Il Secutor è infatti più agile del suo compagno, per via dello scudo meno pesante e di gran lunga più sfuggevole al bestiario, grazie al suo elmo stondato. E infine Achillea, la gladiatrice
Paese Aquilea, dal piede veloce e lo spirito presto, trae il suo nome da quello del possente Achille, figlio di Tre. Gladiatori, io vi saluto. Oh!
Veda. Il popolo ha deciso morte! Morte! Woo!